Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi siamo su World of Tanks Blitz, un gioco niente male, devo dire, che mi è molto piaciuto, infatti ci gioco da un po' di tempo. E oggi andremo a, come dire, revisionare un carro che a me sinceramente piace molto, che non è questo qui che state vedendo, ma è quest'altro, il T55A, che praticamente sono i T-Comrades che ballano, che praticamente in questo gioco non mettono di nazionalità mista, quando in realtà sarebbe carro sovietico, per chi conosce la storia dei carri sovietici post seconda guerra mondiale. Però qui lo mettono come nazionalità mista perché presenta un cannone tedesco, come si può notare qua sopra, una barra grigia. È un carro che presenta una buona corazzatura, infatti si può notare subito 180 mm sulla corazzatura frontale della torretta, 200 mm su quella laterale, che vi permetteranno di far rimbalzare qualsiasi proiettile arrivi in questa zona qui, tipo, oppure in quest'altra. Però mi raccomando, semplice, rimbalzeranno soltanto se arriveranno frontalmente. Se invece sarà la torretta, sarà un po' più angolata, oppure se i nemici useranno proiettili premium, cioè questi qua centrali, vengono a costare oro praticamente, andranno a perforare molto facilmente. Torretta ben corazzata, però comunque una cosa che i carri sovietici non avevano era la depressione nel cannone, ossia quanto il cannone poteva puntare verso il basso. Infatti presenta soltanto 5 gradi di depressione. Il cannone carica molto velocemente il proiettile, infatti è un danno per minuto abbastanza alto, quasi 3000 di danno al minuto. Presenta un'ottima dispersione, devo dire, e comunque un ottimo tempo di ricarica. Poi, essendo un carro sovietico, diciamo, presenta anche un'ottima precisione, che i carri sovietici in questo gioco un giorno vi farò vedere che sono veramente dei fottutissimi cecchini. Io direi di iniziare col gameplay e andiamo in battaglia.
Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, questa non è una sponsorizzazione, quindi non vi posso dare il link perché non mi daranno soldi. Vi posso dare il link per il download del gioco, però comunque potete scaricarlo gratuitamente. Oh boh, così sto sponsorizzando. No, sto sponsorizzando nessuno perché non ho 10.000 iscritti e non posso sponsorizzare World of Tanks Blitz. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace se vi è piaciuto. A raggiungimento, non so, di 5 mi piace, farò un altro video su World of Tanks e voi mi dovrete chiedere quale veicolo portare e io vedrò cosa posso fare a riguardo. Mi raccomando, non scegliete carri troppo strani oppure comunque ho un possedimento li ancora limitato. Vi spero che vi sia piaciuto, lasciate like, lasciate il commento per il veicolo che vorreste vedere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.